Ciao ragazzi, la domanda di oggi è di Emanuela che chiede come ritrovare la motivazione e una vita sana nell'allenamento. Beh, è una domanda molto interessante e sicuramente io stesso nei 18 anni di allenamento ho avuto degli alti e dei bassi. La motivazione ovviamente è quella che ci fa alzare la mattina e ci fa fare tutte le cose durante la giornata con voglia di vivere, con uno spirito combattivo e sicuramente voglia di fare. Ci sono alcuni momenti della nostra vita che magari per impegni vari o per altre fonti di stress sul lavoro, a casa, la nostra motivazione non è forte come prima. Per quanto riguarda, se volete, la cultura fisica, a volte la motivazione la si perde quando si attraversano periodi di stallo, di plateau, quindi guardandosi allo specchio, magari facendo riferimento anche ad alcuni commenti di alcuni amici e amiche, non vediamo dei risultati nonostante tutto il lavoro che pensiamo di mettere appunto negli allenamenti, nella dieta. Ovviamente non sono uno psicoterapeuta, uno psicologo, ci sono ragazzi e ragazze molto molto più bravi di me e soprattutto professionisti in questo settore che possono sicuramente dare dei consigli più azzeccati, come per esempio Carolina Strada, Amleto Petrarca, la stessa Emanuela Roberti che hanno pubblicato anche su ironmanager.it. Quello che mi sento di dire è forse quello che porta a me a trovare la motivazione ogni volta che ho questi momenti un po' di scompenso, momenti un po' difficili, andare a ripensare a quello che è stato il movente o il motivo principale per il quale ho deciso di intraprendere questo percorso di cultura fisica. Per il sottoscritto è sempre stata comunque la ricerca di una salute, di un equilibrio a 360 gradi. Quando appunto lavoravo in ufficio, in ambiente corporate, era trovare il bilancio fra la mia vita lavorativa e i miei impegni professionali da manager e la passione per il bodybuilding e bodybuilding agonistico. Poi comunque l'essenza sempre è stata quella del ricercare la salute, quindi al di là dei vari commenti e delle varie critiche che ho ricevuto circa che insomma mi dopo da quando sono nato o robe del genere, in realtà non ho mai preso una aspirina neanche per un mal di testa, perché appunto il mio modo di concepire il bodybuilding è sempre stato quello della salute: come posso raggiungere la miglior forma da natural senza bisogno di integrare troppo, di utilizzare appunto sostanze anabolizzanti e robe del genere. Il mio obiettivo è sempre stato quello. Quindi tutte le volte che magari ho dei momenti di stallo, vedo che non ci sono dei grandi progressi nella mia composizione corporea o magari come vorrei essere, penso a questo e dico sì, comunque sto andando avanti, so che magari come ho attraversato tantissimi altri momenti in passato ci possono essere queste fasi in cui obiettivamente o apparentemente non vediamo dei risultati, però se continuo per la mia strada prima o poi appunto riesco a raggiungere il mio obiettivo a breve o medio termine che mi sono fissato per quel particolare momento. In questa fase per esempio ovviamente sono arrivato qui in India un mese fa, potete immaginarvi che insomma non è stato facile subito ambientarsi, trovare anche semplice roba da mangiare o condizioni igieniche, tutto, la palestra, un po' più o meno come tutti gli altri viaggi che ho fatto in passato, però qui in India in modo particolare. Ora sono contentissimo perché ho trovato le cose appunto che di cui ho bisogno per fare i miei pasti, per raggiungere i miei macro, ho trovato un'ottima palestra e quindi sono contento, e quindi adesso posso concentrarmi magari a fissare quelli che sono i miei prossimi appuntamenti agonistici. Ovviamente non potevo farlo agli inizi di gennaio quando sono arrivato qua o comunque quando progettavo appunto l'arrivo qui in India. E però non mi sono stressato più di tanto perché sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui avrei ritrovato quell'equilibrio. Quindi un po' per me è anche questione di corsi e ricorsi storici, perché appunto sono nell'ambiente o comunque mi alleno da parecchio tempo, quindi cercate di pensare un attimo qual è il motivo principale per cui vi siete avvicinati al mondo della cultura fisica. Ovviamente se l'obiettivo è un obiettivo molto superficiale, semplicemente rimorchiare ragazze in palestra o essere pronti per la prova a spiaggia in estate o praticamente sembrare il più grosso e il più potente in palestra, ovviamente queste motivazioni non sono talmente forti da farvi ritrovare magari la voglia di tornare a allenarvi o di mangiare sano quando appunto attraversate momenti di plateau. Quindi chiedo anche che sia importante riflettere su quelli che sono i motivi profondi e cercare dei motivi profondi al di là dell'apparire per riuscire proprio a superare questi momenti e a vivere la cultura fisica a 360 gradi per tutta la vita.